appuntamento fisso allenamenti dipende quello dal periodo. Ecco, appunto, l'unico appuntamento fisso è quello che ho col cane, perché so che devo tornare a casa, lo devo portare fuori, la devo far giocare, che devo dare da mangiare, eccetera, eccetera. Perché pure gli allenamenti passano in secondo piano. Se ho delle giornate particolarmente caotiche, piene di impegni, non riesco ad allenarmi. Perché? Perché quella settimana poi mi chiama Valerio che mi vuole fare l'intervista, l'appuntamento con l'oculista, a cavolo devo, mi si è rotta la macchina, quello, quell'altro, quindi quei piccoli spazi che io mi ero ritagliato per i miei allenamenti personali che andavano subito dopo alla prima cosa, il lavoro, vanno a farsi benedire. Allora, uno che allena come me non necessita di allenarsi. Infatti molti maestri, anche poi in età avanzata, non è che fanno più allenamenti personali. Anzi, io lo dico sempre, un bravo maestro di pugilato è quello che riesce a spiegarsi senza dover necessariamente far vedere il movimento. Quella è la differenza tra un maestro mediocre e un ottimo maestro. Per il fit, lo sport non può essere separato dall'alimentazione. Cioè, il più delle volte, sempre, lo sport deve assolutamente essere accompagnato da una dieta del nutrizionista. Nutrizionista, dietologo, ancora meglio. Io personalmente 2-3 volte a settimana dovrei allenarmi. 2-3 volte a settimana di pugilato dovrei allenarmi. Magari un allenamento di potenziamento, un circuito, magari un allenamento di cardio, uno di tecnica. Allora, cosa mangio? Io sono onnivoro, mangio di tutto, però personalmente mi sono anche un po' rotto le scatole di mangiare cibo spazzatura. E per cibo spazzatura non intendo solo i fast food o i panini, intendo anche le carni del supermercato, perché ci sono gli allevamenti intensivi, perché sono carni piene di antibiotici, di conservanti, sono tutte cose che comunque noi poi ingeriamo. Mangerei molto volentieri una bella bistecca del macellaio, che so che le mucche sono state al pascolo. I pasti li faccio completi, ovviamente metto poche grammature, quindi a pranzo mangio sia carboidrati che proteine, però ovvio che parliamo di 70-80 grammi di riso, pasta, miglio, farro, o un formaggio magro, fiocchi di latte, una rubiola, stracchino, oppure tonno. Ecco, molte volte non ho molto tempo per cucinarmi, faccio riso magari venere integrale, c'è un buon riso ovviamente, ci apro una scatoletta di tonno, la metto dentro, con un cucchiaio d'olio condisco, mangio. A cena la stessa cosa. A livello atletico il mio corpo è cambiato, me lo ricordo benissimo, all'età di 34-35 anni ho cominciato a perdere sicuramente molta brillantezza muscolare, riflessi, e lì è un male, perché il tuo cervello invece continua a ragionare come prima, quando poi il tuo muscolo, il tuo fisico, il tuo corpo reagivano in determinati momenti, frazioni, eccetera. Quello poi non è più, e quindi fai fatica, molte volte non te ne rendi neanche conto e molte volte non l'accetti. Soprattutto non te ne rendi conto perché ognuno di noi ha la percezione sbagliata dei propri movimenti. Già abbiamo la percezione sbagliata di quello che diciamo e di quello che facciamo. La stessa cosa si rapporta nei movimenti. Ognuno di noi ha le percezioni sbagliate dei propri movimenti. Noi siamo convinti di stare a fare una cosa e invece non la stiamo facendo. Quante volte si sente il maestro all'allievo: alza quella guardia, alza quella guardia, alza quella guardia. Maestro, ma sto con la guardia alta. No, non stai con la guardia alta. Ma perché questo succede? Perché l'allievo è convinto di stare con la guardia alta, ma nell'effettivo, in realtà, non lo sta facendo.
Allora, è un tutt'uno. Ovviamente il cervello non finisce nella nostra scatola cranica, il cervello finisce qua, sulla punta delle dita, ok? C'è comunque, soprattutto negli sport da combattimento, una connessione neuromuscolare importante, importantissima, quindi corpo e mente, e mente intesa come cervello, adesso stiamo parlando proprio di impulso tecnico, sono assolutamente la stessa cosa. Il corpo fa quello che viene detto dalla mente, o almeno prova. Poi entrano tanti fattori, come per esempio abbiamo toccato il discorso un momento fa, l'età, ok? O la percezione sbagliata dei propri movimenti. Già sulla percezione sbagliata dei propri movimenti, secondo me ci spostiamo da un discorso tecnico e quindi di connessione neuromuscolare a quello che può essere il paradosso rapporto mente-corpo, perché la mente a questo punto non è più intesa come cervello e quindi come macchina. La mente è un complesso di idee, sensazioni, emozioni che ovviamente poi entrano in gioco, ed è una continua, secondo me, guerra, lotta tra tutta questa gamma di cose e quello che poi il corpo e il muscolo deve fare e o recepire. Tra mente poi e corpo forse non sono proprio la stessa cosa, ma c'è una bella lotta, una bella battaglia, perché appunto quando si sale sul ring l'emozione dell'ansia da prestazione c'è, e a quel momento il corpo come l'assimila, come la recepisce? Allora ti tremano le gambe, non hai forza nei muscoli, quindi la connessione c'è anche tra mente e corpo, però io molto probabilmente a livello di sensazioni, di emozioni, di empatia, la vedo più come una lotta che come una collaborazione. Nel mio caso personale governa molto di più la mente rispetto al corpo. La mente ha 42 anni, anzi magari è molto più lucida, molto più conscia, molto più consapevole rispetto ai 20, dove invece la mente aveva dei deficit rispetto alla preparazione atletica che magari anche l'età ti dà. Allora, cosa non mi piace? Boh, il naso, le orecchie, l'altezza. Però vabbè, dai, c'ho sempre una cassetta di Ferrarelle sotto i davanzali, così riesco pure ad affacciarmi dalla finestra. E quando devo prendere qualcosa nei pensili in cucina, chiedo alla mia ragazza, che è più alta, e fa lei, no, a parte gli scherzi. Ma non c'è una cosa che non mi piace del mio corpo. C'ho un gran bel diretto destro, quello mi piace parecchio. Ho un grandissimo footwork, diciamo che la mia peculiarità è proprio il movimento di gambe e di piedi. Ok, thought I'd never make it like no way. I'm the real deal, no role play. My days off, there's no days. No, I hustle hard, young rose. Beh, il corpo di Cigalone, quando sotto la doccia, sicuramente i glutei sono interessanti. I capelli, che lui ce l'ha, io quasi ormai non più. Quando io l'ho conosciuto magari non gli davo una lira, e invece nel passare degli anni mi sono accorto che è proprio duro, ma duro roccia, nel senso lui ha una mano pesantissima. Lui ha una mano pesantissima, se ti tocca ti fa male veramente. È lento magari, è un po' lento, quindi c'ha problemi nell'arrivare, ma se si arriva c'ha una mano pesantissima. Ma la cosa che c'ha Cigalone più di tutte è che incassa i colpi in una maniera, sembra non sentirli. Lui è venuto molte volte a telecamere spente ad allenarsi nella palestra dove io ho gli agonisti, e l'ho visto fare guanti con gente di 80 kg che sono pericolosi, persone che hanno match pure vinti per KO, hanno mandato a dormire le persone, e lui tecnicamente scomposto, questa guardia bassa che viene in avanti, ha preso certi colpi al volto veramente pesanti, sembrava non sentirli, quindi li prendeva e scambiava e li ridava. Vai, doppia, sinistra, destra. Tascia! 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 Mi scoccio. E non mi scoccia per crisi di mezza età,
Mi scoccia perché io sono sempre stato abituato a fare tutto e di tutto. Se buttiamo col parapendio, sì, andiamo, facciamo questo, sì, lo facciamo. E il mio fisico è stato sempre pronto a fare qualsiasi cosa. E adesso invece mi rendo conto che no, non mi va, ho paura di farmi male, no, col mio corpo ci devo lavorare, quindi se mi faccio male poi non ci posso lavorare. E mi scoccia tantissimo. Però io vedi che accorcio tanto. Però io te lo dico, che so parte io sopra, eh. E poi come cacchio fai a fare con 14 gocce queste cose? Vabbè, ma lo sport è una droga. Lo sport rilascia endorfina e quindi è una droga. Chi fa sport perché lo fa poi sempre, continuativamente, perché non riesce a farne a meno. Quindi assolutamente, certo, capita. Capita che ci sono degli allenamenti così intensi, così belli, dove ti riescono le cose, dove magari quel giorno il tuo metabolismo era in pompa magna e quindi ti senti forte, ti senti pronto. Lì è una bellissima sensazione. Questa è una bellissima domanda, perché ce ne sono vari di allievi difficili. L'allievo difficile è l'indisponente, quello che quando spieghi non ti sta realmente a sentire, quello che quando spieghi magari si mette a fare il sacco e non ti presta attenzione, quello che crede di aver capito, quindi sì vabbè dai, allora lo provo, e mentre stai continuando a spiegare lui lo prova e non ti dà più attenzione, quello che quando gli fai notare una cosa ti risponde, che è una cosa proprio che odio. La odio col più profondo del mio cuore. Io ho rimandato ragazzi a casa. No, non è vero, no, non stavo facendo quella cosa, no, vabbè, vabbè, non è così. Sono due. Un ragazzo che a un certo punto ha deciso a 20 anni di fare pugilato, quindi tardi, e nonostante lo ha deciso tardi, è cresciuto bene in un anno e mezzo di preparazione, quindi ha fatto i regionali, poi è andato a fare i nazionali e durante i nazionali ha fatto un percorso incredibile. Da outsider è arrivato in finale, avrebbe potuto vincere anche la finale, poi lì subentrano appunto tante cose e ha perso. Però ha fatto veramente un percorso incredibile, ma con silenzio, dedizione e concentrazione. 2, 1, 1, 1, 2. E invece un altro, ovviamente, che mi ha dato tantissime soddisfazioni, è un ragazzo che nonostante i suoi 30 anni, nonostante lavori al pronto soccorso, nonostante i turni, nonostante la famiglia o stress eccetera, è iniziato tardi, perché ha iniziato a 24-25 anni. La passione che ha per il pugilato e per questo sport è talmente grande che lui comunque riesce a ritagliarsi l'orario d'allenamento, andare a combattere, e c'ha anche uno score invidioso, perché su 12-13 match ne ha vinti 10. Ha una mentalità e un'attitudine che ripagano il maestro di qualsiasi titolo nazionale, europeo, mondiale o intercontinentale. Siamo ormai in una società mediatica malata, è malata veramente, ma non è un discorso da vecchio che la generazione prima comunque deve giudicare tutto quello che viene dopo, ma effettivamente, oggettivamente, il risvolto mediatico delle cose oggi è veramente malato. Quando tu vedi la foto dei fratelli bianchi, cosa vedi? Due ragazzi con le sopracciglia depilate ali di gabbiano, il muscoletto sempre in evidenza, che vivono per quello, che prendono il reddito di cittadinanza ma fanno vedere sui social media che fanno la bella vita. C'è proprio un sistema malato. E poi diventa criminale, però sicuramente questo non è il problema delle palestre ed MMA.
Che cosa posso aggiungere? Che alla fine non abbiamo fatto un'intervista super seria, non ho detto manco una cazzata. Allora faccia da matto in camera. Spengo. Spengo qua.